La più antica e potente emozione umana è la paura. E la paura più antica e potente è la paura dell'ignoto. Howard Phillips Lovecraft. Esiste un genere letterario interamente dedicato a suscitare nei lettori l'emozione della paura. Si tratta dell'horror. Le narrazioni dell'orrore raccontano storie ambientate in luoghi oscuri e sinistri, come cimiteri, castelli o case abbandonate, immersi in situazioni particolari, caratterizzate dal mistero, dal bizzarro e dal soprannaturale. I protagonisti dei racconti, o dei romanzi horror, assistono all'apparizione di creature paurose e inquietanti, tradizionalmente spettri, licantropi, vampiri e demoni, a cui, nelle storie più recenti, si sono aggiunti zombies e mostri alieni. L'origine di questo genere risale al Settecento, quando si è affermato il romanzo gotico. Tra i primi testi a inaugurare il fascino per l'orrore, c'è infatti Il castello di Otranto di Walpole, scritto nel 1767. Due autori che hanno introdotto nell'immaginario collettivo personaggi indimenticabili sono Mary Shelley con Frankenstein e Bram Stoker con Dracula. Ma lo scrittore che più di tutti è considerato un maestro del genere è Edgar Allan Poe, padre di innumerevoli storie da brivido. Dalla letteratura, l'horror si è diffuso con successo anche nel cinema e nel fumetto. Ricordiamo le amatissime avventure del Detective dell'Incubo, Dylan Dog.